oggi vi farò la recensione di questa Creamy Bunny Girl version della System Service. È un modello relativamente nuovo, io l'ho appena ricevuta dal Giappone, come avrete sicuramente visto dal video degli acquisti giapponesi. Della stessa famiglia di questa figure fanno parte numerosi modelli. Sono tutte delle prize e sono molto simili, cambiano soltanto le colorazioni e le pose. Io possiedo già un'altra Creamy con l'abito tradizionale, quindi quello che si vede nella serie animata per intenderci, e ce l'ho nella versione pink con il microfono. Le ho già preparate qui di fianco, quindi ve le faccio vedere. Allora, questa è la versione con l'abito tradizionale e il microfono. E questa figure la troviamo anche nella versione con l'abito giallo. Poi ho anche la Yu nella versione con la bacchetta. Esiste anche un'altra Yu con l'unica differenza che al posto della bacchetta alla stella magica. Come vedete, ci sono tantissimi modelli che poi non sono solo questi, ce ne sono anche altre, però io vi ho fatto vedere quelle che possiedo io. Recentemente poi è uscita questa Bunny Girl che è la protagonista della nostra recensione. Allora, questa è la versione pink. Esiste anche la versione black, che era molto bella anche lei, però la considero poco credibile, come anche la Creamy Gothic Lolita. Sono modelli un po', secondo me, fuori contesto, sebbene bellissimi. La Creamy Gothic Lolita io la adoro, hanno fatto anche la versione pink in limited edition e le trovo entrambe meravigliose. Comunque, tornando alla nostra coniglietta, anche lei volendo è un po' off topic, nel senso che non si è mai vista Creamy vestita in questo modo nella serie, però mi è piaciuta subito appena l'ho vista e quindi ho deciso di prenderla. Allora, cominciamo dal packaging. Tutte queste prize sono vendute in una confezione uguale a questa. Io non l'ho ancora aperta per farvela vedere, perché una volta tolti i sigilli, poi è difficile riassemblare la scatola. Quindi vedete che ha una finestra trasparente su tutti i lati tranne che sul retro. E questo è molto utile perché già prima di comprarla potete vedere bene il modello da diverse angolazioni. Allora, adesso giriamo la scatola e vediamo il retro. Allora, qui abbiamo il nome della serie che è l'angelo magico Creamy, che è appunto il nome originale, e qui sotto ci spiega brevemente la storia di Creamy. Che cos'è l'angelo magico Creamy? È un anime leggendario trasmesso per un anno nel 1983 e composto da 52 episodi. Una ragazza normale si trasforma con la magia e diventa un idol. È stata una delle prime produzioni dello studio di animazione giapponese Pierrot, che incarna i sogni di tutte le ragazze, quindi il sogno di diventare un idol. Allora, qui sotto ci dice che il prototipo è di Craftsman Ishizuka Gen, che è uno scultore giapponese. Che sarebbe il nome di questo scultore online. Poi qui sotto, nel rettangolo giallo, abbiamo le solite indicazioni di prudenza che sono le stesse delle altre figure. Quindi non mangiare, non tenere lontano dalla portata dei bambini, fare attenzione alle parti appuntite, evitare il caldo, il sole, eccetera.
Allora, è distribuita dalla System Service e qui sotto abbiamo tutti gli orari del centro clienti, quindi dalle 9 alle 19, tranne che nel weekend, nei giorni festivi, il loro numero di telefono, eccetera, eccetera. Poi, qui ci dice che è un prodotto per bambini sopra i 6 anni di età, quindi volendo lo si può considerare un giocattolo. È un prodotto pensato per il divertimento e non è disponibile per la vendita perché ovviamente è una prize. E questo è il retro. E questa è la parte anteriore. Mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa. Allora, questo è il sigillo, cioè l'adesivo di autenticità che riporta appunto il nome dello studio Pierrot, lo studio di animazione che ha creato Creamy. Ovviamente il fatto che ci sia l'adesivo è indicativo dell'originalità del prodotto, non che in questo caso ce ne sia bisogno, visto che io sappia non sono stati fatti bootleg di questa figure, anche perché comunque è un modello molto economico. Quindi di solito le figure che sono falsificate sono quelle più costose, o comunque mediamente costose. In questo caso il prezzo è talmente irrisorio che secondo me non avrebbe senso. Però non si può mai sapere, quindi nel caso in cui venissero fatti dei fake, l'adesivo di autenticità dello studio di animazione può essere un buon modo per identificare il modello originale. Passiamo adesso alla figure. Allora, come vedete, l'ho tolta dalla scatola. Adesso si tratta di un blocco unico, non ci sono parti da assemblare. All'interno della scatola troviamo anche il piedistallo, che è di un colore, adesso non si vede perché c'è appunto questo sfondo rosso, però il colore è rosa chiaro, un piedistallo rosa chiaro trasparente. Allora, la figure è alta 24 cm senza contare le orecchie. Con le orecchie qualche centimetro in più, e il piedistallo è di circa mezzo centimetro. Un difetto che ho riscontrato non solo in questa Creamy, ma anche nelle altre che ho, è il piedistallo. Il piedistallo è altamente instabile, quindi rischia di cadere. Infatti, quando le metto in esposizione le tengo sempre appoggiate alla parete della vetrina o comunque a qualcosa di solido perché il piedistallo non è dei migliori. Quindi sì, questo è un po' un difetto di tutte. Allora, la posa non è molto originale, ma è graziosa. È come se Creamy fosse appena salita sul palco e stesse salutando il pubblico. È una posa dinamica, come suggerisce il passo appena accennato, quasi come se fosse stata immortalata in quell'istante. Io la trovo comunque carina. L'abbigliamento è ridotto, ovviamente. Un body rosa con un pompon bianco come coda. Non so se avete visto prima. Lo stesso pompon è presente anche nei polsini bianchi e anche
dietro le scarpe. Le scarpe sono rosa con il tacco e legate alla caviglia. E poi abbiamo un fiocco rosa intorno al collo e ovviamente le immancabili orecchie da coniglio. Il trucco, quello tipico di Creamy, ho notato questa cosa, non l'hanno modificato nemmeno nel colore. Ombretto verde acqua e rossetto rosa, lo stesso trucco che ha nella serie animata. Quindi da questo punto di vista sono stati molto fedeli. La colorazione è a posto, io non ho notato difetti, non ho notato di scromie, è colorata bene. Quindi da questo punto di vista possiamo essere ampiamente soddisfatti. Quindi nel complesso la trovo una figure molto carina. È un modello a basso costo. In Giappone la trovate tranquillamente a circa 1000 yen, che è il prezzo a cui l'ho trovata io, ovviamente più spedizione. In Italia la pagate di più perché se cercate anche su eBay e negozi vari, ovviamente la mettono a un prezzo superiore. Comunque, secondo me, sì, non vale la pena spenderci chissà quanto. Se la trovate anche dal Giappone a un prezzo decente, prendetela perché comunque è una figure simpatica, carina, che comunque può stare bene nella vostra collezione. Quindi io la promuovo, mi piace molto, sono contenta di averla presa. Vi faccio vedere ancora da dietro. E niente, io penso di aver detto tutto, anche perché sì, non è un modello per cui ci sono tantissime cose da dire. Quindi spero che la recensione vi sia stata utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!